mannaggia la miseria! Ma scusa, e finisce così? Questo poveretto rinuncia a tutto per fare questa fine e non vedere il suo nuovo sogno realizzarsi? Nemmeno per poter celebrare un'unica messa prima di morire? Vedi Diego, tanti, tanti cercano le consolazioni di Dio come modo per lenire i propri dolori, le proprie sofferenze, come risposta ai propri dubbi. E questa non è una cosa giusta? No, per carità, va benissimo, ci mancherebbe. Il fatto è che Domenico, e come lui tante altre persone di fede, a un certo punto ha smesso di cercare le consolazioni di Dio perché ha cercato il Dio delle consolazioni. Cioè si è abbandonato completamente a Lui. E proprio per questo la sua vita è stata pienamente felice, specialmente dopo la sua scelta di farsi missionario. Desiderava con tutto il cuore servire Cristo negli Indios. E questo perché proprio nei volti di quegli uomini, di quelle donne, di quei giovani, ogni singolo giorno incontrava Cristo e l'ha servito con tutto il suo cuore. Per questo padre Lozzano può concludere che Domenico muore serenamente, così come serenamente ha vissuto, proprio perché aveva da tempo smesso di cercare le consolazioni di Dio e aveva detto un sì pieno al Dio delle consolazioni, abbandonandosi alla sua volontà d'amore, una volontà d'amore che genera la felicità piena, la felicità vera. E quindi cosa ci insegna la storia di questo ragazzo secondo te? Cosa può raccontare a noi giovanissimi di oggi? Domenico ci insegna che tutti noi abbiamo un sogno nel cuore, ma ad un certo punto viene il momento di scegliere. Sto al gioco di questo amore crocifisso oppure voglio fare da me, di testa mia? E Cristo non mi toglie affatto questa libertà di scelta, ma se decido di stare un pochino al gioco di questo amore che si è fatto inchiodare su una croce per donarsi totalmente all'uomo, allora scelgo di correre il rischio che tale amore sconvolga il mio sogno iniziale. E lo sconvolge per trasformarlo in autentica pienezza di vita. E credimi, davvero ne vale la pena. E questo perché tu sia davvero felice. Arrivare in fondo alla vita e poter dire, ecco, per qualcuno, fosse anche una persona sola, io sono stato strumento dell'amore di Dio, sono stato una benedizione. Dimmi, cosa può esserci di più bello di questo? Gli attuali discendenti delle tribù che incontrarono Domenico Zipoli come uomo, come missionario e come musicista, tutt'oggi ne conservano con ardore la memoria. Non soltanto continuano a suonare, a cantare, a pregare con le sue musiche, ma addirittura gli rivolgono preghiere perché l'anima del giovane ragazzo pratese possa intercedere per loro i doni di grazia di Dio. È forse questo il segno più bello e toccante di come sul serio la vita di Domenico sia stata una benedizione, un dono d'amore che davvero vale la pena conoscere e chissà anche imitare.